Oggi inizio una nuova giornata del vlog in Egitto, come al solito spolliciassi, non voglio copiare le frasi degli youtuber bravi, quindi adesso vi faccio vedere un po' come è messo l'hotel, ma vi dico che stavolta è veramente enorme, tanto per farvi capire, quello in Portogallo aveva due ristoranti, questo ne ha 5 o 6 senza contare i bar. Allora, questo è il balconcino dove siamo noi. Noi arriviamo giù, qua c'è una scala e questo è giusto un posto immenso. Noi saliamo queste scale e adesso c'è il ristorante. Per vloggare dentro non userò il microfono perché voglio sembrare una persona normale per una volta. Questo è il quanto. C'è una fontana lì al centro che non andrò a farvi vedere, però adesso vado a prendermi qualcosa da mangiare. Comunque devo dire che qua con la roba ci vado abbastanza scrupoloso perché visto che non so cosa prendere. Allora, ho preso un po' di roba che ho preso anche ieri. Questi sono dei pancake. La roba che c'è sopra non è Nutella. È una delle poche cose buone che mi piace, ovvero crema al dattero. Il resto fa tutto scagazzare, secondo me. Tra i salumi, roba. Il succo all'arancia, la migliore cosa da fare. Vabbè, adesso vado a mangiarmelo e poi continuiamo con l'esplorazione. Iniziamo a dire per prima cosa che i letti sono sfatti perché ci siamo appena svegliati, se no non erano assolutamente così, c'avevano il fiorellino fatto con l'asciugamano. Comunque, rispetto al Portogallo molto più bello, ci sono quadri, le lanterne, perché di solito i cuscini sono messi così e sono molto più belli. È tutto sfatto, ma rispetto al Portogallo è molto meglio. Qua c'è tutta la lampada, il telefono, il cassetto per nascondere le robe, e i quadri e le poltrone. E qua, dove c'è questo mobiletto segreto, si apre e c'è un frigorifero dove tenere in fresco le bibite. Tutto gratuito, sì, i baiocchi che ho recensito in aeroporto. Qua c'è il mitico specchio, poi qua c'è una bottiglia. Oggi ci possiamo fare i trick shot. Visto? Questa è la roba più bella del mondo. Macchinetta per fare il tè. E non solo. Qua c'erano, perché le abbiamo usate tutte, delle cose. Delle polveri tipo latte in polvere, Nescafè, dolcificante pure, si trattano pure bene qua. Ci sono i bicchieri, le scarpiere, i cosi, le poltrone. Questo non ve l'avevo fatto vedere l'altra volta perché era buio. Adesso non si vedrà perché c'è un sole che ammazza il Gesù. Questo, tutto il resort che va avanti oltre a quella casona che ce l'ha. Un bambinello che gioca in spiaggia, là c'è la spiaggia, la piscina, non ci sono ancora entrato in sta piscina perché preferisco più il mare, mo ve lo farò vedere, ma non prima di avervi mostrato i colori degli scaffali. La cassaforte non ho idea di quale sia la combinazione, qua ci mettiamo le scarpe, qua ci mettiamo i bambini, cattivi che ci rompono le balle che vogliono le monete, gli africani. E basta. Andiamo nella review del bagno. Lo specchio è enorme. Poi qua c'è veramente cosa per farsi TikTok. Oh, si dovrebbe accendere tipo una luce. Oh, com'è che non si accende più la luce qua? Vabbè, non è l'importante, sarà che non c'è la carta. Qua c'è tutto il. Allora, quando siamo andati via l'altro giorno, avevamo lasciato tutte queste cose sparse. Quando siamo ritornati, che ci hanno fatto la camera, ce le hanno messe tutte sotto il panno. Un po' più delle brave persone qua. Una roba di latte. I prodotti per offerti, questa è la maschera per i capelli, dentifricio spazzolino e spugnetta. Con la doccia con l'accappatoio qua e gli asciugamani, la doccia che è tipo abnorme, non si vede niente, ma è abnorme. Cioè. Poi il cesso, oh,
Sapete già cosa andrò a fare, ma non si può fare una vacanza senza farlo. Viva il Santo Sacro Cesso! E niente, questo è tutto per la camera. Adesso continuiamo con l'esplorazione, ma al di fuori della camera. Adesso ce ne andiamo direttamente in spiaggia, ma prima vi farò una cosa. Vedete quella bellissima roba che c'è lì? Tac, quelli sono datteri. Se vi passa mai l'anticamera del cervello di venire qua, guardate che è un posto bellissimo. Là c'è tipo l'anfiteatro, roba così. Poi, lì c'è il forno legna con un altro baretto. Là c'è la clinica per ospedaliera. Se doveste mai venire qua, anche se foste obbligati dal comune, che cazzo ne so, non mangiate i datteri, perché voi direte: mamma mia, sono proprio bellissimi, guarda tutti quei datteri, quei caschi giganti, sono tutti marci. Qua diciamo che c'è tipo una piazza, fumatori, e qua c'è tutta la piscina. Vabbè, ci sono gli orari, le cose della palestra, del centro spa che sta esattamente là dietro, quello là. Qua raccattiamo gli asciugamani per andare al mare, ma nella piscina sostanzialmente non c'è tanta roba, c'è ombrelloni su ombrelloni. Ho scelto il momento peggiore per registrare, c'è un sacco di vento e la qualità del video fa schifo. Non si sentiva nulla, ma perché io sono videomaker. Allora, se riesco a spiegarvi, oggi il mare è abbastanza mosso, ma di solito è bellissimo. Dopo sto specie di alveare, viale di carne, di datteri, schifosi e cose così, si arriva al mare. Questa è la spiaggia, giusto un attimo di tempo per trovare gli ombrelloni. Senza contare il vento, dato che probabilmente non si sentiva niente, vi mostro il mare. L'unica cosa che mi dispiace è che lo vedete con la mareggiata, perché se no, minchia gelida. Il colore dell'acqua è fantastico. È tipo uno dei mari migliori che abbia mai visto. Magari senza la mareggiata il colore sarebbe anche figo. Comunque magari anche così lo potete vedere. Cioè, non è tanto il merito della sporcizia che c'è, perché oggi è un po' una mareggiata, c'è un po' di alghe. Ma è tanto dalla sabbia che c'è sotto. Ora cattivi al telefono. Meglio se mi allontano dall'acqua. Via, fuori dal cazzo. Comunque, questo è il mare. Devo dire, rispetto a quello del Portogallo, cioè, vince a mani basse, a parte il fatto bruttissimo. C'è della plastica nell'acqua, pieno di plastica. Però basta. Adesso ci sono i ragazzi che per fortuna stanno pulendo tutto quanto. E qua c'è tutta alghe, che oggi la merda la portano tutta qua da noi. Capita a noi purtroppo, quindi rispetto al mare del Portogallo comunque è molto meglio. Dopo aver fatto il bagno stiamo andando al bar. Sì, c'è la musica sparata al massimo, ma io c'ho il microfono. Lì c'è la piscinetta per i bambini, qua c'è il bar dove stiamo andando noi, dove non è che ci sia tutta sta roba, qua fanno la pizza e le robe varie, là c'è la piscina e là ci sono le sdraio. Ovviamente senza microfono, adesso vediamo un po' com'è la hall. Chiudiamoci la porta ed ecco qua che bello. Qua non si può fumare, però ci sono delle zone in cui sì. Qua ci sono dei divanetti bellissimi e lì giù c'è la sala da pranzo. Qua c'è la gioielleria, vabbè, tutte le robe agghindate, va. Qua c'è, ci sono i negozi, qua c'è il bar Anni, dove adesso entreremo. E qua c'è un odore di sigaretta incredibile perché qua la gente può fumare. Comunque tengo a precisare che siamo venuti qua dentro perché fuori non so perché, per quale motivo al mondo c'era una piaga di libellule, non so perché. Tanto per farvi capire, non so se le vedete. È pieno di robe che volano, che sono libellule. Ecco, tutte queste robe qua che volano sono tutte libellule. Qua c'è, vabbè, un'altra parte dell'hotel che adesso magari in fine giornata riesco a riprendermi il microfono, eh. Gente, abbiamo fatto tempo a fare pranzo, siamo andati un po' col mare. Adesso è arrivato il momento di andare un poco in palestra. Ve la faccio vedere. Questa sì, è la solita area dell'hotel. Probabilmente questo video verrà molto più corto perché è veramente enorme e con il caldo e tutto quanto non c'ho voglia di fare niente. Poi questa è una vacanza, non è una travel vacanza. Poi inizia la scuola, un botto di roba da fare, quindi visto che oggi ero particolarmente stanco,
ho preferito fare meno video, ma probabilmente il prossimo video sarà quello della gita al Cairo, dove vedremo le piramidi e tutto quanto, quindi sarà la migliore gita. Ecco qua la palestra. Qua c'è tutto quanto, i macchinari. Sono già andato anche ieri sera, perché faccio un giorno sì video, un giorno no. Questo è il quanto. Adesso credo che mi farò un po' di serie e poi andremo a mangiare. Gente, ho finito la mia serie e non intendo dire che ho finito di fare il vlog. Purtroppo dovrete sopportarmi per altri due video. Come minimo ho finito la mia serie di pesi. Ho fatto pure panca, non mi ricordo mai come si chiama. Adesso c'è da ricordarsi dove cazzo sono. No, ecco, non sono qua perché qua c'è la piscina, ci si perde qua in giro. Ho finito di fare la mia serie, adesso mi faccio una bella doccia fredda per riattivare la circolazione. Non penso proprio. E dopo andiamo a cena. Gente, stiamo andando a cena, mi sono organizzato per bene. C'ho la camicia che è davvero compatto, questo microfono sulla camicia, cioè adesso sentirete tutte interferenze. Ma per farvi capire che non si muove. Tutto molto comodo. E comunque devo dire la verità. Oh, figa, da qua si vede il deserto. C'è un caldo che non finisce più di notte. Ci saranno 50-60 gradi di giorno e 30-35 di notte. Ed eccoci arrivati dentro al ristorante. Gente, ci siamo stazionati qua. Non ho idea di quanto si senta la voce col microfono, perché ovviamente interferiscono anche le voci di tutte le altre persone che ci sono in sala. Vabbè, mo ho fame e vado a prendermi qualcosa da mangiare. Questo è quello che abbiamo ottenuto. Allora, ho preso ceci, fagiolini, tahina, pollo, una roba che non ho capito bene, credo sia polipo, ve lo dico subito in anteprima. Non sembra proprio... Non è formaggio. Comunque, se venite qua, vi sconsiglio di mangiare roba nostra, tipo lasagna, pasta al pomodoro, perché... Lasciamo stare. Buttatevi più sull'orientale, perché qua c'è di tutto, pollo, c'è carne... Volevamo avere anche il servizio in camera, ma costava di più, Capitemi, per favore, già costa il Gesù, a me non cagate il cazzo. Da come si può vedere qua, c'è gente che canta, fanno cose strane qua da mangiare, non so che roba faccio. Comunque adesso, oddio, non riesco a girarmi il telefono, vabbè. Andiamo a vedere il tipo che canta. Mamma mia, bro, spacchi di brutto. Perché mi vidano la Wellness Dynasty. Al quanto ho capito, ragazzi, adesso c'è lo spettacolo del mangiafuoco. Godiamocelo. Eccolo. Se l'è ficcato in bocca. Oh!
botte di benzina, come piace a noi. Gente, eccomi qua, tornato in camera, quindi come al solito in questo video si conclude qua, ma non prima di aver fatto vedere questo, che non l'ho ancora fatto vedere, la macchinetta del tè. L'accendi qua, lasci che si scalda, poi qua sì, l'ho girato con gli occhiali da sole perché non ci avevo... Via, va. Mica, ho fatto un casino perché non c'erano più i cosi per girare. Quindi, gente, adesso ci andiamo ad assaggiare questo bel caffettino come si chiama? Come cazzo si chiamava? Nescafè Asia, tipo. Ah, molto buono, col dolcificante pure. Molto buono, io vivrei di sta roba qua comunque. Quindi, gente, per questa seconda parte del vlog si conclude qua e noi ci vedremo dopodomani con il vlog che faremo a Giza, in Egitto. Sì, siamo già in Egitto, a Giza, dove vedremo le piramidi, la Sfinge e faremo anche la cammellata attorno alle piramidi di Giza. Quindi, non c'è più nient'altro da dire, lasciate un commento, iscrivetevi se vi va e noi ci vediamo dopodomani con il prossimo video. Bella!